Partiamo così e possiamo far pausa a pranzo dopo. Io sono Marcello Frare, faccio parte del PNLUG e anche del gruppo UDU del PNLUG, che siamo quel gruppo di ragazzi che ci siamo addentrati sul meandri di questo programma che è open source, si chiama UDU. È un ERP, per chi non lo conosce, è un sistema di gestione integrata delle informazioni. È fatto a Bruxelles da una società che si chiama UDU SA, e l'intento di questo software è unificare le informazioni che transitano all'interno di un'attività in un unico contenitore. Quindi lo scopo finale che si pone questo software è eliminare tutte le varie applicazioni che oggi ci sono, che ci sono per ogni dipartimento, per ogni ufficio, ha delle sue specifiche. Con questo software l'intento è unificare tutto in un unico database. Per questo diciamo la forza di UDU è proprio questo fatto qua, di potersi adeguare alle esigenze delle singole aziende componendosi come se fosse un puzzle che, in funzione delle nostre richieste, andiamo a formare ogni volta. Quindi vediamo se funziona. Eccolo qua. Un po' la storia di UDU. È nato nel 2005, è sempre della stessa società, solo ha cambiato nome in questi anni, ha cambiato tecnologia, perché nel 2005 era un software che era nato per singolo PC con delle tecniche che erano valide in quel periodo. Poi si è trasformato in ERP e adesso nel 2014 è diventato UDU. Adesso è interamente web, è un prodotto web, quindi a differenza di come era nato, che era un prodotto per desktop, adesso si gestisce tutto attraverso un browser. Quindi qualsiasi dispositivo che ha un browser è in grado di dialogare con UDU. Ecco qua che vi dicevo che UDU non è altro che un innesco di applicazioni che dialogano tra di loro e che hanno in comune un unico database. Questo ci consente di adeguare il software alle nostre esigenze. Questo adeguamento lo si fa direttamente dall'utente finale, quindi è come se voi sul vostro telefonino, quando vi serve l'app bussola e non l'avete, la scaricate e se il dispositivo ha l'hardware corrente funziona già. UDU è lo stesso, ci sono delle app già pronte, voi le attivate e entrate in possesso di questa funzionalità nuova che prima non avevate. Quindi dicevamo che basta un browser per farlo funzionare. Qualsiasi tipo di piattaforma informatica che sia a supporto può farlo girare. Funziona anche in modo trasversale per i sistemi operativi. Diciamo che la base di fondo, adesso andiamo a vedere dal punto di vista tecnico cos'è che lo sta facendo funzionare. Questo discorso qua, l'obiettivo primario che si è posto UDU è quello di rendere le cose in modo efficiente, perché un grosso vantaggio che si ha all'avere un unico contenitore è quello di poter riciclare le informazioni, cosa che adesso invece non avviene, perché ogni ufficio ha le sue informazioni ed è isolato dall'altro, e quando gli serve un'informazione deve passami la copia di questa cosa, oppure reinserisco le stesse bolle che inserisce il mio collega per un altro scopo, quindi faccio il lavoro due volte. In UDU, in cambio, una volta che il dato viene inserito da una qualsiasi app nel suo universo, viene condiviso da tutte le altre. Per dire, le timbrature del cartellino del personale, quando entra la mattina ti passi il cartellino, è un dato che può essere tranquillamente riutilizzato al fine di calcolare l'efficienza giornaliera, perché è un dato che comunque viene condiviso. Così è con tutte le informazioni che vengono condivise. Ecco qua un po' di struttura tecnica di come funziona all'interno di UDU. Quindi è open source, una licenza LGPL, Python, JavaScript e XML, sono tutte tecnologie, penso che a scuola qualcosa ne avete già visto, Postgres e il database, e web-based, ci sono 2 milioni, in realtà si calcola che ci sono 3 milioni di utenti, o 3 milioni e mezzo hanno detto quest'anno a Bruxelles, e in realtà non si sa quanti sono perché essendo che si scarica gratuitamente è impossibile saperlo. Quello che è un calcolo fatto in funzione al numero di licenze che UDU SA vende,
perché in realtà voi direte, ma com'è che funziona questa piattaforma dal punto di vista economico? Cioè com'è che sta in piedi? Che questi qua realizzano il software, lo regalano e chi è che paga alla fine? Udo ha una piattaforma sua, quindi un server al quale dà disponibilità a chi vuole collegarsi e far funzionare la propria attività all'interno del loro server. Questo è un servizio a pagamento. E con questo qua loro ricavano i soldi per poter sviluppare e coordinare il resto. Diciamo che ci sono due versioni di Udo, una è la community version e un'altra la enterprise. Queste sono le due differenze. Nella community version, che è quella che noi ci occupiamo, lo puoi scaricare interamente, lo installi sul tuo PC o nel tuo server ed è operativo. Invece l'enterprise ti colleghi all'azienda principale. Ecco, un'altra caratteristica che ha Udo, a differenza di altri software che conosco, è che il concetto di partenza è che si mette al centro delle necessità l'utente, inteso l'utente come l'azienda, cioè cos'è che serve effettivamente l'azienda, e in funzione a quello che serve all'azienda si costruisce l'intorno. La centralità dell'utente, delle esigenze dell'utente sono messe al centro. In effetti, quando si installa Udo per la prima volta, lui installa due strumenti fondamentali, che è comunicazione e calendari. Diciamo che sono le due applicazioni di base sulle quali loro poi costruiranno il resto. Queste due applicazioni, che sono standard, sono le minime. Dopo sta a voi a decidere cosa installare. Ad esempio lì una cosa che si può fare normalmente è installare un website builder che vi consente di crearvi il proprio sito internet. Quindi voi con questo sistema qua avete scaricato Udo, lo installate, applicate questa app Website Builder e in mezz'ora avete il sito internet funzionante, disponibile. Avendo un po' di conoscenze informatiche, attivate la funzionalità che sia visibile anche dall'esterno, quindi chiunque possa collegarsi sul vostro sito, avete direttamente già la funzione operativa. Qua vi faccio una panoramica sulle app che si trovano in Udo, le più comuni, diciamo, però ce ne sono centinaia a disposizione. Questa qua che vediamo sotto là è Point of Sale, è un'altra app che basta solo attivarla ed è subito operativa e serve per chi deve far vendita al dettaglio. Quindi un negozio che fa abbigliamento e vende al pubblico, se installa Udo, mette quella app e ha il suo sistema direttamente di vendita al dettaglio, come una cassa, un registratore di cassa. Quindi è un software che si adatta alle esigenze, quindi come ci fa il website, ci fa anche il registratore di cassa. Basta che noi attiviamo i giusti flag per ottenere il proprio risultato. CRM è un sistema per tenere traccia dei propri clienti, quindi Customer Relationship Management, anagrafica clienti con i propri dati. E-commerce, posso estendere il website, quindi oltre ad avere il sito aziendale posso anche mettere il mio sito di e-commerce semplicemente attivando delle app. Posso attivare sales, che sono le vendite, o la fatturazione. E quindi voi pensate, per ogni app che io vado ad attivare il sistema cresce, si amplia, diventa più armonico, però le informazioni sono sempre le stesse. Non è che ho perso qualcosa attivando una funzione in più. Cresce la potenzialità del software, aumentano le informazioni che girano, ma il software è sempre lo stesso. Io mi trovo sempre la mia maschera, solo mi appaiono delle funzioni in più che prima non avevo. È molto intuitivo da fare e da gestire. Questo è Purchase, sono gli acquisti. Qua si estende ulteriormente la parte web per fare il blog o fare il live chat, che sarebbe quella finestrella che vi compare sotto quando andate su un sito, dice ti serve aiuto, chiamami, parlami, e il live chat è quella cosa lì. Non leggo cosa c'è di qua, cos'è questo qua? Al forum. Il forum. Sono tutte funzionalità che estendono la parte web. Diciamo che la parte questa qua di sinistra è la parte web che vede gli utenti esternamente. Dalla parte di qua invece è la parte interna, quello che si vede, quello che vedete voi dall'interno dell'azienda. Qua c'è Inventory,
management, che sarebbe il magazzino, tutta la gestione del magazzino e della produzione, no? Manufacturing e la produzione. Quindi se un'azienda, se sto, ho un'azienda di produzione, a questo punto attiverò produzione e magazzino. Non me ne frega il punto di vendita, non lo attivo, quindi ogni volta in funzione a quello che devo gestire, attivo le app di competenza, quelle che mi servono. Timesheet per registrare i tempi, possono, come dicevo prima, per le timbrature. Progetto una gestione dei progetti tipo project management, non so, project della Microsoft, quello che vi dice le attività per un periodo di tempo come vanno coordinate. Interessante anche quello. Mass mailing è per inviare posta in quantità, per inviare messaggi di posta ripetitivi o in quantità importanti. Slides è quello che ci consente di fare una presentazione ed esporla in internet. Quindi come questa presentazione qua, se io volessi farla e metterla in internet, con questo slide lo posso fare. Di là è comparso qualcos'altro. Expense Tracer è per tener conto delle spese che si sono tenute. Un'altra app di base è la gestione della flotta, quindi delle auto. Se ho delle automobili in carico, tutte le spese relative, manutenzione, cose varie, va gestito là. Survey è un servizio che ci permette ampliare ulteriormente il sito web per fare delle statistiche. Quindi posso creare le mie pagine dove dico se la cosa vi è piaciuta, se cosa non andava bene. E quindi lui ci fa tutta una serie di domande alle quali viene interrogato l'utente e alla fine ci dà risposta. Online Events serve per gestire gli eventi online, come oggi, ad esempio, se noi volevamo gestire questo evento attraverso Odoo, attivando solo quella funzione, noi potremmo aver gestito anche i vostri inviti personali. Quindi se io faccio un evento ma voglio controllare chi viene dentro e solo se ho autorizzazione farlo, attivando questo, obbligo la persona a entrare dentro, registrarsi. Gli mando un ticket, un'autorizzazione che se la stampa quando viene a casa la controllo. Quindi tutta la gestione di un evento va gestita con questa app qua. Voi pensate che per fare tutta solo per un'attività del genere qua, come questa live events, se non avete uno strumento del genere diventa pressoché impossibile. O vi appoggiate a un sito esterno, che ci sono siti che lo consentono fare, però mettete a repentaglio anche la privacy, perché adesso con il discorso della privacy, le informazioni che voi andate a costringere a chi viene a partecipare all'evento, a iscriversi su un sito che non è vostro, diventa un disastro. Quindi qua è tutto in casa, perché se io me lo tengo in casa, mi faccio una delibera, vi dico autorizzo per tenere i vostri dati per realizzare questo evento, anche dal punto della privacy sono a posto. Quindi questa è una panoramica della prima schermata che vi offre Odoo Standard. Voglio dire, quando voi installate Odoo, la prima cosa che vi dice è quale installazione volete fare, cosa volete scegliere. Questo è un primo approccio. In realtà, dopo di questo, c'è un sito, un marketplace, dove ce ne sono centinaia, migliaia di applicazioni che io posso andare a cercarle e aggiungerle manualmente. Quindi questo è un primo strato, parliamo, l'essenza iniziale. Dopodiché si può andare molto più in là cercando l'applicazione più giusta che fa a noi. Ce ne sono, quasi tutte sono gratuite. Ovviamente quelle a pagamento, che ce ne sono anche quelle a pagamento, hanno una versione gratuita che magari ha qualche funzionalità in meno o per un periodo di tempo è gratuita, dopodiché diventa pagamento. Ma anche quelle che costano le più care in assoluto, costeranno 200 euro, 300 euro quelle più care, se no si parla di applicazioni che costano 20 euro, tipo come il telefonino, 20 euro, 30 euro, sono molto modeste come, perché in realtà vengono vendute a livello mondiale e hanno un ritorno anche da questo punto di vista. Ecco, questa è la parte di presentazione di Odoo per capire di cosa stiamo parlando. Noi abbiamo preso questo Odoo come punto di partenza in realtà. Abbiamo capito che è un programma interessante, che è molto vasto, che ci dà tante possibilità, perché come avete visto è molto ricco, però non ci basta, noi volevamo fare anche di più, volevamo imparare anche a programmare su Odoo, perché quello che era lo standard, più tutte le app, più tutto il marketplace, non ci basta. Noi volevamo fare un qualcosa di più. Perché? Perché i nostri clienti, noi ci occupiamo di informatica da sempre, come professionisti, ci chiedono delle modifiche che non ci sono disponibili, quindi bisogna che noi bisognava attrezzarci per poter modificare.
Per fare questo, ci siamo messi un gruppo di soci del PNLUC che avevamo questo interesse comune e circa 2 anni fa abbiamo fissato il giovedì sera, tutti i giovedì sera ci siamo trovati qua in sede per studiare questo Udo. Essendo che non è proprio così scontato la programmazione su Udo, non perché sia complessa, è perché noi siamo arretrati, nel senso che le nostre competenze sono del secolo scorso, invece Udo è programmato con strumenti più all'avanguardia, abbiamo dovuto ristudiare un po' tutto quanto. Abbiamo preso un libro specifico e un po' alla volta un capitolo a settimana o mezzo capitolo perché magari non ci riuscivamo e l'abbiamo imparato. E siamo andati avanti, siamo partiti una ventina, forse una trentina di noi con questo corso qua, autogestito. Alla fine del corso, che quando abbiamo finito il libro, è passato circa 10 mesi, siamo arrivati in 6-7 dei 30 che siamo partiti, perché in effetti la curva d'apprendimento diventa ripida, specialmente se non hai un'infarinatura di base. Perché? Perché programmare su web non è come programmare su un PC. Quando voi programmate su Python, su un PC locale, avete tutto sotto controllo ed è tutto limitato alla vostra interfaccia. Programmare sul web ha tutta una serie di competenze e di conseguenze che bisogna avere queste capacità per farlo, quindi non è così semplice. Fatto sta che siamo arrivati dopo 10 mesi a fine di questo libro, abbiamo detto bene, e adesso cosa si fa? Non è sufficiente, dobbiamo fare un esercizio e che questo esercizio sia reale e che ci porti un risultato. Essendo che uno dei nostri soci fa parte della sagra di Cimpello, ci ha proposto il suo problema, cioè dove noi abbiamo il software della sagra del Cimpello che è datato, è vecchio, è fatto da tanti anni fa con PHP, e, insomma non va bene, non è... potremmo pensare di farlo con Udo. E allora ci siamo presi questa briga, al che con le conoscenze che avevamo avuto dopo 10 mesi di studio e con le analisi, perché anche l'analisi ci serve per fare un programma, non bastano solo le competenze informatiche, serve anche sapere cosa deve fare il programma. Quindi avevamo l'analisi da una parte, le competenze da un'altra, abbiamo realizzato il progetto che si chiama Ordina Facile. Che adesso andiamo a vederlo. Se lo trovo.